Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Azzolini, si apre un caso per il governo, al Senato irrompe la richiesta d'arresto. Calcio, inchiesta Dirty Soccer, 17 arresti. Spazio, Astro Sam, pronta a tornare sulla Terra. In un Senato dove la maggioranza di governo è già risicata, irrompe la richiesta d'arresto per il senatore NCD Antonio Azzolini, richiesta arrivata dalla procura di Trani in relazione al crack delle case di cura pugliesi Divina Provvidenza. Potrebbe essere messa a breve in calendario la data della discussione. La vicenda Azzolini è sul tavolo del Premier, non escluso un ok da parte dei Dem. Il mondo del calcio ancora nel mirino della magistratura, 17 gli arresti questa mattina nell'inchiesta Dirty Soccer sulle combine nei campionati di calcio svolta da Polizia di Stato e Procura di Catanzaro. L'ipotesi accusatoria riguarda l'esistenza di due distinte organizzazioni criminali, attive nelle scommesse di numerosi incontri di calcio con la complicità di dirigenti, allenatori e calciatori delle squadre che militano nei campionati di Serie D e Lega Pro. Samantha Cristoforetti e i suoi due compagni di viaggio hanno salutato i colleghi prima di entrare nella navetta Soyuz che oggi li porterà sulla Terra. Atterraggio previsto nella steppa del Kazakistan. Dopo le ultime foto ricordo, gli abbracci e gli auguri di buona fortuna. Il portellone della navetta da 200 giorni agganciata alla stazione spaziale è stato chiuso. A Bruxelles prosegue lo sforzo per trovare una soluzione alla crisi greca dopo che ieri sera il cancelliere tedesco Merkel e il primo ministro Tsipras hanno deciso di intensificare i negoziati. Oggi nuovo faccia a faccia fra Tsipras e il presidente della Commissione dell'UE, Juncker. La Grecia deve lavorare con le tre istituzioni creditrici per chiarire i punti ancora in discussione, dice Merkel. L'ondata di caldo africano che ha avvolto il paese si sta esaurendo, soprattutto sulle regioni settentrionali, che nei prossimi giorni vedranno l'arrivo del ciclone Amnesia. Oggi giornata soleggiata su gran parte delle regioni, da domani però il ciclone inizierà ad influenzare il nord. Il sud continuerà invece ad essere protetto dall'anticiclone africano. L'allenatore dell'Inter blinda Kovacic, il centrocampista croato è stato al centro di numerose voci di mercato nelle ultime settimane, resta e diventerà un campione, dice Roberto Mancini.